Un messaggio che oggi, alla luce della nuova situazione politica del Paese e all'approdo in Consiglio dei Ministri del provvedimento sull'autonomia differenziata, assume una nuova valenza. Sono passati 24 anni dalla scomparsa dello statista cerignolano Pinuccio Tattarella, uomo simbolo della destra italiana ed emblema di una politica che guarda al Sud come motore d'Italia. I Fratelli d'Italia, della Puglia e non solo, hanno voluto rendere omaggio all'uomo e al politico con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide commemorativa nel porto di Bari, per ricordare anche il grande impegno profuso dal parlamentare in favore dello scalo ritenuto volano funzionale dello sviluppo di tutto il territorio. Pinuccio Tattarella è stato il precursore della destra di governo, il padre della destra di governo, il precursore del centrodestra. Ha lavorato una vita perché la destra potesse andare al governo. Oggi quella sua idea lungimirante, profetica, si è realizzata con il governo di Giorgia Meloni. Ha lavorato sempre per un'idea di destra moderna, democratica, inclusiva, aperta ed europea, e quel suo impegno oggi è praticamente realtà. Pinuccio credeva fortemente, lo dicevo, nel dialogo, nel confronto, e quindi il primato della politica, il primato di quello che sarà l'aula per poter correggere, indirizzare, orientare verso posizioni, come dire, più importanti per il Sud, sicuramente lui avrebbe lottato, come lotteremo noi per dare dignità all'Italia unita.